Buonasera a tutti, adesso darò la parola fra pochissimo al padrone di casa, al presidente del PD Liani, Bruno Sed. Siamo qui, come tutti voi sapete, per presentare il libro appena uscito, edito Giuntina, di Rav Roberto Della Rocca, Camminare nel tempo, spunti e riflessioni su passi della Torah e sulle ricorrenze ebraiche. E un evento questo promosso in collaborazione, una collaborazione tra il PD Liani e il Centro di Cultura Ebraica, di cui insomma mi rallegro molto di questa collaborazione, così come da tanti anni ormai ci lega il PD Liani appunto con il Centro di Cultura Ebraica. Quindi ringrazio Emanuela Rimini, naturalmente il presidente del PD Liani, Bruno Sed. Prima di spendere due parole sul libro e di passare la parola appunto ai relatori, che verranno moderati da Natania Zevi, che ringrazio, saluto Alberto Sonnino, che doveva essere qui ma purtroppo per questioni di salute assente, lo salutiamo insomma virtualmente, e invito a questo punto il presidente Bruno Sed per un saluto. Grazie. Grazie Giorgia, e grazie a tutti di essere presenti questa sera. Chag Sameach a tutti. E come diceva Rav Disegni, essendo il Baal HaBayit, come dire, devo... Quando faccio così ha paura, perché? Come dire, devo fare gli onori di casa. Poi tempo fa, dicevo a Rav Disegni, che tempo fa abbiamo presentato un volume del Talmud e c'era Rav Ascoli collegato da Tel Aviv. Io mi lamentavo di questa storia di fai i saluti, dico ma stiamo a casa, insomma siamo tutti pidigliani, diciamo la casa di tutti, è inutile che facciamo tutti questi saluti. Invece dice no, guarda che il Talmud prevede espressamente che il Baal HaBayit deve fare i saluti, che sono i saluti più importanti, e soprattutto allungano la vita del Baal HaBayit. Allora ha detto adesso io tutte le sere mi metto a pedigliare. Quindi spero che abbiate tutti portato con voi il pigiama. Esatto. Nella speranza che. Però effettivamente Rav Della Rocca, come dire, oltre che per questioni, si potrebbe pensare che è una presentazione dettata dal nepotismo, perché tuo fratello sta nel consiglio del Pedigliani, anche se non lo vedo qui stasera. Tuo suocero è stato per 30 anni il presidente del Pedigliani e è ricordato nella sala dove prima mangiavamo. Le due Terashot fatte a Pedigliani hanno sempre avuto un grande successo e un grande seguito. Quindi penso che la sede naturale della presentazione del tuo libro non potesse che essere il Pedigliani. Quando un Rav pubblica un nuovo libro è sempre un piacere, perché è un'occasione per imparare nuove cose, per avere nuovi spunti di riflessione. E poi devo dire che le Derashot di Rav Della Rocca, al di là degli aspetti ebraici eccetera, sono sempre state molto seguite, perché insistono sempre su questo aspetto della comunità, dell'importanza del popolo ebraico come un corpo unico, cioè chi fa la testa, chi fa il braccio, chi fa le gambe, insomma, che sono molto hanno molto successo anche al Pedigliani, perché insomma, al Pedigliani sotto un certo profilo una volta era l'orfanotrofio, ma oggi è un grande contenitore dove vengono tutti, si fa di tutto, ognuno trova, diciamo così, la sua dimensione e delle attività ebraicamente rilevanti da fare. Quindi io ancora non l'ho letto ovviamente, e conto di farlo nei prossimi giorni, ma sono sicuro che troveremo degli spunti importanti di riflessioni anche per le attività che organizziamo qui al Pedigliani. Quindi io ho già parlato troppo, e quindi cedo la parola a Ruth, che mi sembra che nel programma era previsto che facesse anche lei i saluti. Ah, lo devi fare. No, prego. No, ce l'avevo di fronte, allora. Come se stesse a casa sua. Come se stesse a casa. Anche perché mi ha autorizzato il Rav, dice tu devi decidere chi parla, quindi ho
posso decidere che parlo solo io, no. No, questo... Ruth, prego, e ne approfitto nel frattempo, giusto per dare un senso ovviamente a questo intermezzo, di fare i ringraziamenti anche all'assessore alla cultura Giordana Moscati, che veramente ci segue sempre con molta, insomma, come dire, forza, e ci incoraggia in questi incontri e per queste collaborazioni. Ruth, prego. Sarò un po' più breve di Bruno, o almeno mi prendo il mio tempo, invece innanzitutto per ringraziarlo per l'ospitalità, per le occasioni di comune collaborazione e per questa serata, e con il permesso dei Rabbanim presenti, perché ne vedo molti e sono davvero felice che il dibattito e le riflessioni intorno alla Torah continuino ad essere un momento e un motivo di interesse per tante persone come questa sera. Voglio ringraziare Rav Roberto Della Rocca, con lui abbiamo iniziato stamattina una mattinata dedicando una targa ai suoi genitori, Rav Chaim Vittorio Della Rocca e la Morà Rossana Piattelli, Zichrono Livracha, a scuola, e ricordando appunto il loro grande impegno non soltanto in ambito familiare per le generazioni, ma anche all'interno della comunità, nella diffusione, nella divulgazione dell'amore e della passione per lo studio e l'educazione ebraica. E in questo libro, che vi confesso non ho letto, ma ho letto una bellissima recensione su Shalom, e si aggiunge al tema dell'educazione qualche elemento in più, perché entriamo soprattutto nello spazio temporale. Già spazio temporale è una riflessione in antitesi, spazio o tempo? Allora, bene, e mi sembra opportuno e chiaro, come lo fa il Rav Della Rocca, definire che cos'è il tempo nella nostra convenzione di ebrei. E il tempo nella nostra convenzione di ebrei, e dimmi Rav, anzi lo scopriremo insieme se ho ben capito il punto di partenza e soprattutto il punto di arrivo, è proprio la nostra identità, un'identità che è cadenzata dalle nostre feste, ma soprattutto dalla lettura della Torah che settimanalmente ripetiamo. Allora, c'è un unico modo di vivere il tempo nell'ebraismo, e questo modo di vivere il tempo è proprio la Torah. Non c'è orologio, non c'è pendolo, non c'è altro sistema che ci unisce al nostro essere ebrei. Nonostante le difficoltà, nonostante ovviamente le avversità, questo è l'unico la Torah è l'unico strumento che ci permette di andare avanti. E c'è un capitolo che mi interessa particolarmente, una serie di passaggi che si riferiscono anche al modo in cui deve essere interpretata la leadership in ambito ebraico. Su questo Rav Della Rocca si è speso già in altre occasioni, e devo dire che ho utilizzato le sue riflessioni in altri ambiti e lo ringrazio. Anche in questa circostanza mi sembra che l'approfondimento sia di livello e puntuale, e quindi invito tutti a questa bellissima lettura, ma soprattutto ringrazio il mio amico Roberto, se me lo permette, per quello che sta continuando a produrre, non soltanto trasmettendo alle generazioni della sua famiglia questi insegnamenti, ma soprattutto condividendoli con la comunità intera. Grazie Rav. Invito adesso Rav Riccardo Di Segni, prego. Bene, buonasera. Il mio ruolo questa sera non è quello di presentare il libro, ma semplicemente di portare un saluto. Avete un parterre notevole che svolgerà questo ruolo, e quindi io non posso neppure commentare il libro, perché magari quelli che presentano i libri, non voi, leggono il risvolto di copertina, due o tre pagine a caso, e poi ci costruiscono sopra. Neppure questo ho fatto, neppure il risvolto ho visto, quindi sono completamente esente. Mi ricollego a quello che ha detto la Presidente poco fa. Oggi possiamo chiamarlo il Della Rocca Day, perché è cominciato con una bella cerimonia di ricordo dei suoi genitori di Zichronam Livracha, in onore dei quali è stata apposta una targa nella nostra scuola, il luogo dove hanno operato e dove hanno investito gran parte del loro entusiasmo,
l'altro entusiasmo, Rav della Rocca, l'aveva investito ovviamente nel Tempio, e circondati da tutta una serie di persone che sono state tra le migliaia di discepoli di Rav della Rocca, e in mezzo a dei bambini che di questa cosa non sapevano nulla. E invece la tradizione continua, è come se la mattina è stato distribuito un libro di memorie di Rav Vittorio della Rocca. Questa sera noi abbiamo qua un libro scritto, e non è il primo, scritto da Rav Roberto della Rocca, e quindi è un bellissimo segno di continuità, di impegno crescente, di stimolo, di riflessione, e quindi grazie per quello che state facendo, e Chasamech a tutti. Grazie. Sì, funziona. Allora, prima di passare la parola a Natania Zevi, che modererà questo incontro appunto con Rav della Rocca e con Rav Shalom Chazan, che ancora una volta salutiamo e ringraziamo per la partecipazione, e spendo due parole, perché io invece il libro l'ho letto tutto, ho fatto i compiti a casa, e è un libro bellissimo, come dicevo a Rav, abbiamo avuto modo di parlarne al Tempio al Bet Michel l'altro giorno. Ho trovato un libro molto interessante, pieno zeppo di spunti, e soprattutto molto affascinante per come ci restituisce la dimensione del tempo nell'ebraismo, come concepiamo noi il tempo, come viene scandito per noi ebrei il tempo, che ha un andamento effettivamente abbastanza diverso da quello che viene concepito tradizionalmente, no? Pensiamo alla linea del tempo, quindi questo aspetto lineare dove c'è un passato, un presente, e quindi un qualcosa appunto di passato, di morto, di finito. Invece no, l'ebraismo concepisce il tempo in una dimensione ciclica, quindi c'è un principio, una fine, ma che ritorna continuamente. E parlando con Rav, mi ha chiesto di dirlo pubblicamente, gli ho spiegato che quando ho letto il libro ho avuto un'immagine, cioè una sorta di visione, un'immagine simbolica di una collana di perle, sì. Mi è venuta in mente questa trasposizione simbolica di una collana di perle, perché viene scandito il libro da tutte queste parashot che si susseguono l'una dopo l'altra, inframmezzate dalle festività ebraiche, scandita appunto da un tempo che viene scansionato dallo Shabbat, che è veramente il principio per cui si muove appunto tutto l'ebraismo. E è molto interessante perché Rav della Rocca in questo libro, ma anche nel libro precedente con lo Sguardo alla Luna, che è un po' questo il proseguimento del libro pubblicato qualche anno fa, parla dello Shabbat dicendo che effettivamente, io non ci avevo mai pensato, lo Shabbat è l'unico giorno della settimana degno di avere un nome proprio, gli altri giorni sono una numerazione, Yom Rishon, Yom Sheni e via dicendo, e già questo ci fa capire. La collana di perle, quindi, perché? Perché ogni perla apparentemente è uguale ma diversa dall'altra, e se si stacca una perla dall'altra non c'è più questa continuità, quindi questa ciclicità appunto di cui parlavamo poco fa. E poi perché la collana di perle? Perché effettivamente ogni parasha è un po' una perla di saggezza. Quindi prende spunto da un passo preciso e molto sinteticamente ci restituisce la parashah appunto di cui sta parlando la festività in una maniera veramente sintetica ma altrettanto lucida. Ecco, volevo solamente fare questa piccola osservazione per invitarvi, chi non l'avesse già fatto, a leggere il libro. Abbiamo anche la libreria, la Kiryat Sefer, qui mobile ma pronta a vendervi il libro, e a questo punto passo la parola a Natania, grazie. Allora, eccoci. Allora, grazie a tutti di essere qui anche da parte mia. Benvenuti al Della Rocca Day, l'abbiamo detto. È una cosa interessante che tutti abbiano raccontato di questa grande giornata della Rocca, che chiaramente supera ogni tipo di avvenimento politico che abbiamo visto accadere oggi, l'insediamento delle Camere e tutto, ma soprattutto io trovo carino questo piccolo spunto. Nessuna pressione per voi figli, nessuna pressione, perché mi immaginavo che in serata presentassimo delle opere dei ragazzi. Chissà, magari domani. Allora, intanto, poi grande pressione anche per me, perché devo dire, questo cammino di presentazioni e cose che
ho l'onore, diciamo, in cui ho l'onore di essere coinvolta, sta prendendo una piega sempre più intensa. Adesso ho rischiato a un certo punto di essere sul palco con tre rabbini, mi sembra anche un po' troppo per me. Poi dicono che noi non abbiamo la questione della donna nell'ebraismo. Allora, tra le altre cose, per essere l'unica donna sul palco con tre rabbini avevo davvero bisogno dello psicanalista, che invece stasera non c'è perché non sta bene, Dio solo sa quanto ne avremmo avuto bisogno, no? Soprattutto perché in questo dialogo che noi faremo questa sera sul tempo, è un dialogo a cui andrebbero invitati anche tutti i nostri datori di lavoro, a cui andrebbe spiegato perché da un mese non ci vedono, ormai siamo arrivati alla metà di ottobre. Ma fine della parentesi ironica sul tempo. Allora, questo che abbiamo fatto insieme con il Pitigliani e con Rav della Rocca è un cammino che è iniziato lo scorso anno, in cui abbiamo parlato di alcune pietre miliari che sono le feste ebraiche, e questa volta è un'occasione ancora, diciamo, un po' diventa una pietra angolare, perché c'è il libro del Rav e c'è Sukkot. E allora noi proprio a Sukkot parliamo di che cosa voglia dire camminare nel tempo, chissà a quale ritmo in verità, per noi ebrei. E sono, l'hanno anticipato gli altri, questo libro è una serie di riflessioni che Rav ha pubblicato negli scorsi anni, poi per fortuna nostra riorganizzate in un libro. Ci sono le parashot, ma ci sono le feste, insomma ci sono tutti gli step che danno un ritmo al nostro cammino. Un dialogo che Rav ha anche con altri, diciamo, maestri, e tiene spunto continuamente, lo troverete, come spesso la Torah ci sembra proprio parlare dell'oggi, continuamente ci sembra parlare di cose che avvengono oggi. E quindi il Rav ci spiega un po' cosa sono i ritmi, questi insegnamenti, di mese in mese, di Shabbat in Shabbat. Poi parleremo di questa singolarità, ovviamente ne parleranno i Morim, di questa singolarità, che l'avvenimento più importante sia quello che accade a cadenza più ravvicinata, cioè quello dello Shabbat. Inutile dirlo, perché anche nella nostra tradizione di filosofi e di pensatori, non solo, diciamo, della Torah, il tempo e lo spazio, che sono un po' le categorie a priori della filosofia, sono centrali. E allora in molti hanno detto: che cosa fa l'orologio quando scandisce con le lancette, diciamo, l'orario? In verità spazializza il tempo, lo mette in una cornice logistica in qualche modo, lo divide in parti tutte uguali. Invece vedremo che le nostre parti non sono tutte uguali, e lo tempo acquisisce nell'ebraismo diciamo proprio un cardine, perché è attraverso il tempo che noi ci riconosciamo le stagioni, celebriamo i capi mese, e tutta, c'è una ritualità della ripetizione. E allora, insomma, intanto questo libro, non so se l'avete capito, lo dovete anche comprare, no? Questo ce lo dico perché c'è l'editore qui della Giuntina, e poi per gli appuntamenti con lo psicanalista me ne occupo io. Però ecco, anche se non c'è, e allora ecco, partendo dalla Genesi, lo vedrete dalla prima parasha, il Rav attraversa un po' tutto quello che è il cammino della Torah, con tantissimi episodi e storie che sono proprio, diciamo, quello che ci rende i più forti del mondo, appunto, nel racconto. E ci accorgiamo che attraverso queste storie parliamo di noi, parliamo di oggi, e parliamo, appunto, l'abbiamo detto, di tempo. Scandire il tempo, il ritmo della vita ebraica, dice Rav della Rocca, appunto, ci inserisce ogni slancio spirituale dell'ebreo, tutte le sue tradizioni. E la prospettiva dello Shabbat è la prima cosa di cui vorrò parlare con Rabbino, è simbolica, perché scandisce davvero il tempo di tutte queste settimane. Nel frattempo sancisce una cosa importantissima, che è il diritto al riposo, a un giorno distinto. Ci arriviamo circa 6.000 anni prima di Marx, mi sembra, non lo so, qualcuno, forse qualcuno meno. E allora io mi sono chiesta: ma noi siamo la religione del tempo? Molto spesso si dice che gli ebrei sono la religione del tempo, e forse ce l'hanno detto sempre perché non avevamo un nostro spazio di fondo. Ora forse abbiamo uno spazio, oppure è stato questo tempo che ha creato sempre uno spazio per noi, anche all'interno, diciamo, di una convivenza talvolta difficile con gli altri. E abbiamo dei nostri spazi, no? Perché oggi questa serata noi l'abbiamo organizzata anche perché ci fosse una succa, quindi c'è un tempo che si fa spazio. Però poi c'è anche il tema di essere stati sempre definiti come popolo del tempo, perché non avevamo, diciamo, uno Stato-Nazione, che era un po' poi la connotazione che si faceva dello spazio. E allora io, leggendo questo libro, ho pensato molte cose, e ho pensato a una parola che in questi giorni si usa per tutto, come il PNRR, no? Il PNRR servirà a tutto, adesso c'è un problema, tu a casa, PNRR. Invece il discorso è che
Un'altra parola abusatissima è transizione, cioè la transizione digitale, la transizione ecologica, tutte le transizioni. E mi sono chiesta, ma la transizione per noi è un concetto nuovo? O forse noi siamo sempre stati in transito? Chi lo spiega meglio, diciamo, della succa? E forse noi, diciamo, questa transizione l'abbiamo iniziata ed è costitutiva del nostro essere, è una transizione creativa, è di un moto a luogo che è fisico, però è anche, diciamo, un po' ontologico. Una transizione che non si ferma. E nel frattempo un'altra cosa di cui dobbiamo parlare, tanto almeno scrive tutto, è che in quanti modi si dice la parola tempo in ebraico? Molto spesso si usa il termine toledot, generazioni, come se a scandire il tempo in verità fossero davvero gli individui, le generazioni, senza una, diciamo, un avvenire davanti, non c'è nemmeno un andare avanti del tempo. E questo ce lo insegnano bene davvero le nostre feste, perché è vero che ogni generazione, ogni anno deve rivivere l'accadimento come se lo stesse facendo, no? Che non è un fatto, cioè non lega questi eventi al passato, ma a un presente necessario, e sappiamo già un futuro, cioè l'anno prossimo pure lo devi vivere come se fosse la prima volta. Un'altra, appunto, riflessione è quanto questo concetto, diciamo, che unisce lo spazio e il tempo, abbia anticipato altre rivoluzioni che sono proprio quelle dell'oggi, cioè l'avvento dell'era digitale in cui si è smarginalizzato lo spazio e anche il tempo, perché oggi è tutto immediato, è tutto touchscreen, e quindi scompaiono proprio i confini di spazio e tempo. Forse invece noi così potremmo anche magari mantenerli. E così, insomma, appunto, ripartiamo però dallo Shabbat, che è centrale in questo libro, ritorna in più momenti ed è una grande rivoluzione, perché non è la festa che viene una volta l'anno, ma è la festa più importante che viene una volta a settimana. Allora è nella ripetizione dell'uguale, Rav, che avviene sempre qualcosa di diverso? Questa me l'ha detta Marzullo. Grazie a tutti per queste bellissime parole, molto generose, un po' meditate. E all'inizio, subito con un flashback sul tempo e lo spazio. Questo per me è un luogo, è uno spazio molto caro, e non solo per questioni di nepotismo, perché ancora molto prima che mio suocero diventasse presidente, qui mio padre e mia madre mi portavano a Purim a portare i regali ai bambini orfani. E soprattutto questo spazio è legato soprattutto al Sukkot. Forse non è un caso che stiamo qui di Sukkot, perché vedete, negli anni 60 c'erano massimo a Roma tre Sukkot, c'era la Sukkah grande al Tempio Maggiore, c'era la Sukkah di Via Balbo e c'era questa Sukkah. E in questa Sukkah veniva fatto il secondo giorno di Sukkot un pranzo per tutta la comunità. Veniva il rabbino Toaf con tutti gli altri rabbini e con tutti gli orfani che stavano in questa struttura. I rabbini e gli adulti mangiavano sotto alla Sukkah e noi bambini venivamo in questo salone in cui c'era il cesto del basket, in cui c'erano tutti gli attrezzi della ginnastica, e giocavamo a calcio tutti insieme. Perché dico questa cosa? Perché noi in questi anni abbiamo camminato moltissimo. Ci siamo molto
accelerati. Questo grazie anche al fatto che questa comunità è riuscita a costituire una sintesi propositiva tra tanti pezzi di origini culturali, sociali, e ha saputo raccogliere tanti influssi e tanti valori aggiunti dai Chabad, che hanno portato una lettura di un ebraismo alternativo che al mondo romano era sconosciuto, ai librai di origine ippica che sono stati per noi un grande modello di osservanza e di grande riscatto e resilienza all'esilio, all'esodo, ai pogrom, per cui sono stati un grande esempio di riscatto. E questo ci ha spinto a interrogarci, ci ha spinto a camminarci e a camminare. Questo perché, come dicono i maestri fascistici, per io dico anche non solo in un'ora di Rabazan, che è un rabbino fascistico, ma anche nel mio amico editore Shuli Vogelman, che viene da una famiglia fascistica. Come dice un rabbino fascistico, per un ebreo stare fermo non significa fermarsi, significa fare un passo indietro. E stare fermi, essere immobili, per noi ebrei significa perdere spazio, perdere tempo, perdere cammino. Questo perché l'incipit della storia ebraica e del progetto della Torah inizia con un ordine ben preciso che Dio dà ad Abramo: Lech, Lecha, vattene, cammina per te, vai dentro te stesso. Solo se un ebreo cammina, il cammino più difficile è verso se stessi, perché solo se sappiamo camminare dentro noi stessi, noi possiamo camminare verso gli altri. Perché quando una persona è insicura della propria identità, le proprie radici tentennano, allora uno va verso gli altri in modo molto destabilizzato, molto tentennante. Allora Sukkot è molto legata allo Shabbat, perché è una festa di cammino. Sukkot è la grande domanda di Sukkot. La Torah ci dice: e voi farete delle Sukkot, perché quando vi ho fatto uscire dall'Egitto, vi ho fatto abitare nelle Sukkot. Ma allora, se Sukkot è legata all'uscita dall'Egitto, alla precarietà, al cammino, all'esodo, per quale motivo noi non festeggiamo questa ricorrenza subito dopo Pesach? Perché non la facciamo a Nissan? Sarebbe anche più piacevole, più confortevole stare in una capanna in primavera, piuttosto che adesso che è umido, che ci sono i primi freddi. Perché festeggiamo adesso Sukkot? Perché dopo aver vissuto queste intense giornate di Rosh Hashanah e Kippur, di grande introspezione, di grande raccoglimento, noi ci ripreparamo a camminare, a innovare il nostro cammino, perché le Sukkot rappresentano quelle nubi di gloria che ci hanno accompagnato
nel nostro cammino e che ci proteggono in una supervisione collettiva, in una supervisione individuale. Però questa scadenza, vedete, noi abbiamo molte culture religiose in cui, con tutto il rispetto per ogni credo, ma che si fondano sull'evento straordinario, eccezionale, l'una tantum, no? Siamo al concetto della parousia, allora, le forme di rivelazioni estatiche in cui l'ebraismo è un cammino del quotidiano, dell'ordinario, perché il grande fuoco che si accende e che fa il falò si spegne dopo un po'. La Torah vuole insegnarci piuttosto a come alimentare il fuoco giorno per giorno, cioè attraverso questa vita ordinaria, scandita dall'ordinario, che non deve essere meccanicistica. Allora lo Shabbat, che non a caso è per noi la ricorrenza più importante, noi abbiamo questo appuntamento con questo cammino innovato una volta a settimana, non basta una volta al mese, non basta una volta all'anno, ma ogni settimana lo Shabbat viene a rigenerarci. E quello che diceva Natania, anche Giorgia lo ha accennato molto bene, questo rapporto spazio-tempo, non è vero che l'ebraismo è una religione del tempo. Questa è un'idea che si è molto innestata dopo un grande testo di Avraham Yehoshua Heschel, che negli anni 70 scrisse questo libro occulto, Il Sabato, un libro affascinante in cui ci sono delle frasi lapidarie, in cui questa era una di quelle che mio papà, secondo Oliverà, amava molto citare: se le altre culture hanno costruito dei monumenti, noi ebrei abbiamo i momenti. Noi abbiamo nello Shabbat e nelle feste le cattedrali del tempo, le definisce Heschel. Questo in parte è vero, e non è un caso che la prima mitzvah, il primo precetto dato al popolo di Israele, è il calcolo del tempo, perché una persona schiava, una persona non è libera, non è libera di gestire il proprio tempo, di scandire il tempo, c'è sempre qualcun altro che decide per lui cosa deve fare. Alle 9 di mattina, poi a mezzogiorno devi fare questo, alle 4 quest'altro. Il primo segno di libertà, ancora prima di mandare la decima piaga, Dio dice agli ebrei: prima di distruggere l'Egitto, voi dovete imparare a contare il tempo, a Chodesh Aseh. Questo mese è per voi, dove attraverso una traduzione estrema potremmo dire il Chodesh, che non è solo il mese, ma è la novità appartiene a voi. Io l'Egitto posso distruggerlo in un attimo, ma aspetta a voi togliervi l'Egitto da dentro e sapervi a innovare. E non basta dire voglio il nuovo. La novità non è uno slogan, da domani, come Svevo scriveva nel suo diario, da domani non fumo più. Non è questa la novità,
perché se noi pensiamo bene alle evoluzioni in cui ci sono stati dei rivoluzionari che hanno voluto buttare giù delle leadership e dei poteri, a loro volta sono diventati dei sovranisti anche i rivoluzionari. Perché? Perché la novità non è stata il frutto di un'elaborazione interiore sofferta. Hashem non ci porta subito in Israele, bisogna farsi 40 anni di un cammino tortuoso dove dobbiamo spogliarci di tutto, dove non ci sono suoni trilli di telefonini, di WhatsApp che ci rendono sempre più soli. Dobbiamo andare nel Midbar, dove in questa parola c'è dentro la parola Davar, nell'ebraico c'è la parola, l'ascolto, soprattutto interiore. Noi possiamo percepirlo solo nel vuoto del deserto, nel silenzio del deserto. A volte dobbiamo fare un po' di noi stessi il deserto, la tabula rasa, se no non c'è spazio per l'ascolto dell'altro. Allora ecco che lo spazio-tempo, come dicevi tu, esiste uno spazio sacro. È ovvio che Israele è più sacra di tutte le altre terre. Gerusalemme è uno spazio più sacro di tutto Israele. Il Bet HaMikdash è uno spazio ancora più sacro di tutta Gerusalemme. Però se noi pensiamo bene, noi ebrei siamo sopravvissuti anche senza uno spazio, anche senza, e questo è il miracolo dell'esistenza del nostro popolo. Non esiste un popolo che è stato così decentrato dal suo spazio sacro, che gli è stato tolto il suo santuario, il santuario per ogni altra civiltà. La distruzione del santuario ha rappresentato inevitabilmente la fine di quella civiltà. Sono rimasti i resti archeologici. Quando il foro romano è stato distrutto, l'impero romano è finito. E così tutte le civiltà, le piramidi che noi visitiamo, gli egizi non ci stanno più. Se noi siamo sopravvissuti è perché noi abbiamo avuto un tempio semovente che ce lo siamo portati ovunque, che è lo Shabbat. E questo l'ha scritto genialmente Adam. Se non sono stati tanto gli ebrei a conservare lo Shabbat, è lo Shabbat che ha conservato gli ebrei. C'è lo Shabbat, è quel tempio invisibile semovente che ha in qualche modo sostituito e forse superato il santuario tangibile e materiale. C'è un aneddoto che forse pochi conoscono, una storia molto drammatica. Quando molti ebrei in Spagna, in Portogallo, ma poi nella nostra Italia del Sud, Calabria, Puglia, Sicilia, avevano tre scelte, non ne avevano altre: o dovevano battezzarsi o andare via in esilio oppure accettare il rocco. Sappiamo che molti di loro hanno scelto la via del maranesimo, cioè continuare a professare
l'ebraismo di nascosto. Oggi ci sono molti ebrei, permettetemi di dirlo, che sono un po' marrani al contrario. Ci sono molto ebrei fuori, gli piace molto mostrare l'ebraismo, e l'ebraismo che va di moda nelle essere molto poco ebrei in casa. I veri marrani erano coloro che professavano l'ebraismo in casa, ma dovevano nascondersi fuori. Sapete, la polizia dell'Inquisizione come scopriva i marrani? Andava nei tetti delle città e quando vedeva che da alcuni tetti, dal cammino, non usciva il fumo di Shabbat, capivano i polizi, la polizia dell'Inquisizione, capivano chi erano marrani, e con questo indizio li arrestavano e li mettevano a morte. Questo è il valore dello Shabbat. E in questo posto, soprattutto in questo istituto quotidiano, c'erano tanti frequentatori. Poi adesso parlo tra amici, poi Pedigliani è diventato un posto in, è stato un po' il covo in senso buono degli intellettuali, dei radical chic, dell'intelligenza ebraica e umana, e mi auguro che questo diventi, perché oggi è vero che questa comunità a 20 tempi, ma noi dobbiamo preoccuparci anche di quegli ebrei che al tempio non ci vanno, che non sentono l'afflato del tempio. E cosa trovano oggi quegli ebrei? Un senso di appartenenza che qui in questo posto lo avevano trovato, e bisogna dare uno spazio per farglielo a ritrovare. Ma qui, quando c'erano gli ebrei, diciamo così, di piazza, erano ebrei che facevano i contari, ed erano proprio quegli ebrei che hanno sempre osservato lo Shabbat. Questo deve essere un messaggio per chi è benestante e può astenersi un giorno a settimana dal lavorare di Shabbat, in cui non costituisce questo danno enorme. Se lo facevano quei contari per cui perdere un giorno di guadagno costava molto al budget della loro famiglia, lo possiamo fare tutti. Questa comunità, ed è per ispiratiano tutto, io penso che deve a ritornare, deve riscoprire il grande valore dello Shabbat, anche, ma non solo in senso religioso, in senso sociale, in senso comunitario, in senso aggregativo, a riscoprire probabilmente in questo la scuola e l'educazione che abbiamo avuto da bambini, lasciatemi dire, forse è stata troppo catechistica, in cui lo Shabbat è stato vissuto troppo come questo non puoi farlo, questo è vietato, questo è lo Shabbat. In questo modo diventa un incubo, diventa una cosa insopportabile. Ma se noi scoprissimo i valori positivi, la gioia, la serenità, la ricarica e la riscoperta di noi stessi che ci dà lo Shabbat, credo che una volta che proviamo un'esperienza di questo tipo non ne potremo più fare a meno. Grazie. Così cominciamo ad andare a casa coi primi compiti. E con Rav Shalom Chazan vorrei parlare di un'altra cosa che mi ha molto colpito in questo libro. A un certo punto, attraverso un aneddoto
di Torah, che non vi svelo, Rav della Rocca parla di accoglienza e dice cosa, qual è la domanda, qui anche Ruth ci può aiutare, qual è la cosa che tutti noi, così la domanda trabocchetto, qual è la cosa che tutti chiedono, cosa vorremmo tutti quanti da una comunità? Ed effettivamente la risposta, però Presidente correggimi se sbaglio, è accogliente, cioè la risposta è accogliente. Allora, siccome se c'è qualcuno che è campione di accoglienza, quelli è sicuramente Chabad, e questo credo che in tutto il mondo, diciamo, le comunità Chabad sono note per accogliere chiunque, ne abbiamo avuto esperienza tutti, voglio chiedere proprio questo. Allora, la maggiore richiesta è quella di una comunità accogliente. Non nascondo che quando io stesso ho vissuto all'estero, Chabad è una porta sempre aperta, e questo è una cosa molto importante. Però nel libro a un certo punto si fa riferimento a dire, ma l'accoglienza sarà mica anche un'arma a doppio taglio, proprio perché a un certo punto dice, ma il comandamento è quello di devi andare, quindi non per forza devi essere accogliente, cioè l'accoglienza deve trovare il limite entro il quale è possibile poi andare avanti, no? E la comunità deve essere accogliente, ma noi abbiamo anche bisogno di essere messi sulle nostre gambe. Noi lo facciamo abbastanza questo? Molto bene. Allora, prima di tutto non sono qui per fare pubblicità per Chabad, quindi basta che mi metto il cappello, è automatico. E brand placement. Esatto. Grazie degli spunti, tantissimi, oltre a quelli di Natania, quelli di Roberto. Però prima di tutto il Talmud ci insegna Potchin Bikvod Achsania, bisogna iniziare dando il giusto kavod a chi ci ospita. Quindi è vero che il Balabait non deve abusare del proprio potere, però è anche nostro compito, appunto, ricollegandoci subito al discorso accoglienza, veniamo accolti, ma dobbiamo anche rientrare nei nostri doveri, non soltanto rivendicare i nostri diritti. E quindi Roberto parlava di ricordi d'infanzia legati a questo istituto. Qualche anno dopo, anch'io ne ho alcuni, perché anche mio papà mi accompagnava qui, e ancora c'erano bambini al primo piano e facevamo diverse attività con loro, anche molti di loro andavamo insieme con loro al campeggio a Camaiore, al Gan Israel, e andavamo anche a trovarli a Rosh Chodesh Elul a Porto Santo Stefano per fargli sentire lo shofar. E tanti anni fa mio padre organizzava qui, in collaborazione con l'Istituto Pitigliani, un ristorante per turisti israeliani e americani, che era l'unico ristorante kasher a Roma dell'epoca. Quindi i ricordi sono tanti e sono belli, e c'è stata una collaborazione anche più recente che è stata molto molto apprezzata. Giorgia parlava di perle. Allora, le perle credo più belle che Rav della Rocca ha prodotto, in realtà però non da solo, insieme alla signora, mi sono qui davanti, e questo auguro un nachat continuo, Bezrat Hashem, Sheloti Shachach mi Pizarro, che la Torah non sia mai dimenticata dalla sua stirpe, come dice il versetto. Come dicevo, gli spunti sono tanti. Aprendo il libro qualche giorno fa, quando mi è arrivato fresco fresco, non ho letto tutto il libro ancora, però ho letto diverse parashiot, diversi interventi, e una delle cose, ho scritto un messaggio a Roberto, non gli ho detto che cos'era, ma gli ho detto che c'era una cosa che lui mi aveva detto diversi anni fa, che ho ritrovato qua nel libro. Dopo la... non mi ricordo in che anno era in cui sei venuto al Beit Shalom, era un po' di anni fa, 2002, ok, io sono arrivato nel 2003, quindi
ci incontravamo spesso lì, ogni tanto la Della Rocca mi chiedeva di dare una mano con la lettura del Sefer e mi insegnò le molte accortezze della lettura nel rito romano, che io sono cresciuto mezzo ashkenazita, mezzo tripolino a livello di riti. Un giorno, uno Shabbat mattina, mi ricordo perfettamente, vengo accolto da Rav Della Rocca. So che voi sapete che lui è una persona molto colta, però non so se sapete che lui parlasse l'Yiddish, perché mi ha accolto con una frase in Yiddish. Non ti ricordi? Con un sorriso mi hai detto: "A tzadik in pelz". Cos'è il significato di queste parole e qual è il loro senso? Allora, quella settimana si leggeva la parasha di Noach. E tutti conoscono la storia di Noè. Secondo un detto hasidico, forse attribuito anche al Baal Shem Tov stesso, Noach può essere considerato in Yiddish a tzadik, un giusto, in pelz. Pelz anche simile alla parola, come si dice in italiano, pelliccia. Un tzadik in pelliccia. Cosa significa? Allora, come cita qui nel libro, il versetto dice di Noach, di Noè, queste sono le discendenze di Noè. Noè era un uomo giusto. Ma non è la fine della citazione. La fine del versetto dice: era un uomo giusto nella sua o nelle sue generazioni. Cosa che alcuni dei maestri interpretano come una cosa, un'indicazione negativa, non un complimento, ma come dire, era giusto relativamente al momento. Rispetto alle altre persone della generazione, lui era una persona giusta, ma se fosse nato in un'altra generazione, come per esempio, appunto, fanno l'esempio di Avraham Avinu, di Abramo, allora a quel punto non sarebbe considerato molto, perché davanti ad una figura forse molto molto più importante a livello spirituale. Quindi, nel cercare di capire quale fosse il problema di Noah, perché questa considerazione minore, diciamo, si fa questo, viene fuori questo detto, seguendo il suo comportamento. Dal suo comportamento viene fuori questo detto qui del tzaddik in pelliccia, ovvero Noè, nel suo modo di fare, nel suo approccio verso le altre persone della generazione, più che altro si preoccupa della propria crescita spirituale e non così tanto di quella delle altre persone che gli stanno intorno. Questo in contrasto con Avraham, che invece è appunto accogliente, appunto quello che cerca di coinvolgere tutti, di convertire tutti al monoteismo, alla fede in HaKadosh Baruch Hu. E quindi la metafora della pelliccia è quella di una situazione dove il clima è freddo, dove bisogna coprirsi, e quindi ci sono due modi per riscaldarsi. Un modo è quello di coprirsi in una pelliccia, quindi la persona risulta, dopo, in quel momento risulta comoda, confortevole, ma tutte le persone intorno non traggono nessun beneficio dalla pelliccia che l'altra persona indossa. Al contrario, riscaldando l'ambiente si riesce a coinvolgere tutti nel beneficio di quel calore. Quindi questo diventa in realtà, secondo me, la raison d'être di questo libro, perché questo libro rappresenta, secondo me, questo concetto che vorrei anche legare proprio a Sukkot e a quello che il libro parla di Sukkot. Perché Sukkot, la festa che stiamo vivendo adesso, chiaramente molto legata al ciclo dell'agricoltura, è il momento che segna la festa degli ultimi raccolti dell'anno, e quindi si festeggia, si gioisce con il bene che è stato elargito dal Creatore, eccetera. E le mitzvot di Sukkot quali sono? Tutti sanno, a Sukkot abbiamo la mitzvah della Sukkah, si parlava poc'anzi della Sukkah.
tutti sanno che Sukkot c'è la mitzvah delle quattro specie, ma non sono le uniche mitzvot di cui la Torah parla quando parla di Sukkot. La Torah parla del gioire come precetto, come obbligo di gioire in questo periodo, ma la Torah parla di far gioire. E questa cosa forse un po' meno citata quando si parla di Sukkot. Far gioire chi ha bisogno. Chi non può gioire con le proprie capacità, con i propri beni, è il nostro compito trovare queste persone, cercarle, trovarle e aiutarle e gioire con loro. Rambam Maimonide scrive che, in base a questo precetto chiaramente, che chi gioisce con la propria famiglia durante questo periodo, magari nella propria sukkah, festeggiando, segnando il momento nella maniera giusta, facendo tutto, sembrerebbe che rientrasse in tutte le norme richieste nel momento, ma senza coinvolgere le fasce più deboli o più bisognose, allora, scrive Maimonide, non nell'opera filosofica della guida, ma proprio nell'opera alachica, questa non è la gioia della mitzvah, questa è la gioia del proprio, cito testualmente, simchat kereso, la gioia del suo stomaco. Queste sono le parole di Maimonide, cioè è una tua cosa egoistica, non ha nulla a che vedere con le mitzvot, ma la sukkah, che nella quale vengono coinvolte persone, nella quale vengono accolte, quella è la sukkah alla quale si fa riferimento veramente nella Torah. Cioè la sukkah non è una mitzvah soltanto della casa, ma è una mitzvah di far entrare dentro casa, di ospitare. Ospitare chi? Ospitare chi ha bisogno. Io dico sempre che noi insegniamo ai nostri bambini, negli asili, nelle scuole, che c'è una grande mitzvah di achnasat orchim, di ospitare dentro casa. Ma in realtà questa mitzvah dove è scritta? Non c'è una mitzvah scritta sulla Torah, bisogna ospitare dentro casa degli ospiti o invitare degli amici o creare degli eventi sociali dentro casa. La mitzvah di achnasat orchim non è altro che la mitzvah di tzedakah, in realtà. E molti non si accorgono di questa cosa. Non è altro che la mitzvah di far mangiare chi ha bisogno. E per far mangiare chi ha bisogno si può dare un buono per andare a comprare della carne, si può dare del denaro, si può mandare a casa del cibo e si può invitare a casa a mangiare. Forse è una delle maniere più belle, perché meno imbarazzante, meno mettere soggezione, eccetera. Quindi achnasat orechim è questo. La sukkah dovrebbe essere un'espressione anche di achnasat orechim. Dare tzedakah, ospitare, accogliere, esiste su tanti livelli. La Gemara dice en ani ela bedaat. Quando si parla di povertà, la povertà non è soltanto dal punto di vista materiale, ma chiaramente la povertà può esistere ed esiste anche dal punto di vista di cultura, di spirito, di profondità, di apprezzamento di aspetti intellettuali, culturali e profondi della nostra tradizione. Condividere quindi questa saggezza, con insegnare, accogliere nella sukkah della Torah chi non è ancora stato accolto lì dentro, è una delle forme più importanti di tzedakah. È una forma di beneficenza. Aprirsi verso l'altro e far entrare l'altro in un mondo che, al quale in realtà ha diritto. La Torah è la morasha, la Torah è una eredità di ognuno di Am Israel, ed è diciamo portare la Torah, chi non la conosce è semplicemente come comunicare ad una persona che ha ricevuto un'eredità da uno zio sperduto in America di cui non sapeva nulla, ecco l'assegno. È un nostro dovere fare questo, perché è suo, non è un favore che gli viene fatto.
E quindi questo, in realtà questo è il libro che ho qui in mano. È un condividere pensieri, riflessioni e soprattutto studio di Torah, che poi è trasmesso qui nel libro in un modo che sembra fatto apposta per poter poi condividere, cioè il lettore a sua volta facilmente può condividere ciò che impara in questo libro. A me sembra che l'evoluzione positiva dell'ebraismo romano, la crescita spirituale e intellettuale nella Torah dell'ebraismo romano, è direttamente legata a questo libro, perché nello Shabbat, nelle festività, nelle ricorrenze, ormai Baruch Hashem, grazie a Dio, diventa normale sentire parole di Torah, non soltanto da maestri e da rabbini, ma da chiunque. Ci si siede a tavola per la cena del venerdì sera, per un pranzo di un moed, o per ci si riunisce per una ricorrenza, a differenza di quanto forse un po' di tempo fa. Oggi è già più normale, la gente vuole avere qualcosa da dire. Ecco, eccolo qui, abbiamo la possibilità di aprire il libro e condividere qualcosa di Torah. Quello che è riportato qui nel libro riguardo a Sukkot si lega allo stesso tema, perché viene citata la prima volta nella Torah che si usa il termine Sukkot, che è quando Yaakov venì via, Giacobbe, quando viene via dalla casa di Labano, dallo suocero, forma il suo nucleo familiare, diventa indipendente da quello che era prima e andò verso Sukkot, dice il versetto. Costruì una casa per sé e delle capanne per il bestiame. Le capanne, chiaramente, questo è il motivo, dice sempre la Torah, per cui il nome del posto si chiama Sukkot, perché lì Yaakov costruì delle capanne. Quando Yaakov costruisce queste capanne e le case per la famiglia, incontra Esav. Dopo che incontra Esav, Esav gli dice: vieni, diventiamo di nuovo amici, non solo fratelli, non più nemici, vieni con me. Yaakov si rifiuta di seguire Esav. Yaakov non è interessato a crescere i suoi figli, i suoi nipoti, in un ambiente in cui c'è un Esav con i suoi figli, i suoi nipoti. Ma cosa dice ad Esav? Dice: vado lentamente perché ho con me i bambini e il gregge, non posso andare alla tua velocità. Sicuramente può sembrare una scusa, un modo diplomatico per rifiutare la richiesta, però Yaakov arriva dopo questo suo viaggio, c'è scritto Shalem, integro e completo. Forse questa integrità, questa completezza è data proprio dal fatto che lui si vuole dedicare al gregge, ai bambini. Cioè, quando abbiamo la possibilità di studiare, abbiamo la possibilità di raggiungere dei traguardi importanti nello studio, se rimane con una pelliccia che ci avvolge, chiaramente quello sarebbe uno tzaddik relativo, come dicono i maestri, riguardo a Noach. Invece quello che prende quella cultura e la condivide, andando a passo non proprio, ma a passo del gregge e dei bambini, questa in realtà è la più grande integrità e completezza. E questo è quello che il mio amico Rav Roberto Della Rocca credo abbia fatto, fa. Questo libro è solo un sintomo, diciamo, di una condizione generale positiva. E in conclusione direi transizione, di cui parlava Natania, transizione sì e no, perché sì, la Sukkah ci ricorda la precarietà della vita, ci vuole condizionare quel senso di sicurezza che potremmo credere di avere,
Quindi sì, la vita non è sicura, la vita è precaria. Ma l'ebraismo ci insegna che l'aspetto materiale è quello transitorio. E chiaramente l'aspetto spirituale non lo è. Questo aspetto spirituale non è un qualcosa al quale dobbiamo arrivare, speriamo non si sa quando, dopo 120 anni, ma è qualcosa di non temporaneo, ma di assolutamente come punto fermo, come casa fissa, dimora fissa, e questa è la Torah. Grazie, allora grazie Rav Shalom. E prenderemo qualche domanda se c'è dal pubblico, però voglio fare un'ultima domanda a Rav Della Rocca, risposta europea però, molto breve. Allora, dopo i consigli, diciamo, per il risparmio energetico di Rav Shalom, non sappiamo se volete indossare la pelliccia oppure accendere, che si fa quest'anno? Pelliccia o riscaldamento? Perché riscaldamento c'è quell'altro problema, no? Bollette, poi se metti la pelliccia solo voi, decidete voi, chiedete a Rav Shalom. Ci si riunisce tutti insieme, c'è il calore naturale. Ah, così, però anche molto Covid. Rav Shalom, come la metti, è un disastro la pelliccia, no? È molto, molto ok per il risparmio energetico, molto non ok per la questione dell'altruismo. Se accende il riscaldamento, no, molti riscaldamenti, molto non risparmio energetico, un solo riscaldamento, molto Covid, un disastro. Detto ciò, tornando a noi, per queste cose dovete chiedere ai rabbini veramente, loro ce l'avranno una risposta. Io credo che sarà molto utile sentire che cosa dobbiamo fare secondo la Torah per il risparmio energetico davvero, non era uno scherzo questo. E però ecco, invece voglio chiedere una cosa, abbiamo parlato lungamente e io invece mi voglio sperticare in un complimento su Rav Della Rocca. Rav Della Rocca è veramente un insegnante, no? È una persona che sa essere un leader. Essere un leader nell'ebraismo, questo l'ho studiato con altri vostri colleghi, è sapere insegnare. Rav Della Rocca certamente una persona che sa insegnare, molti altri leader li abbiamo incontrati tutti, io credo, nella vita, sono dei leader perché lavorano a che generazioni intere di persone sappiano lavorare solo per loro, e invece la differenza è proprio quella di mettere le persone in grado, diciamo, di essere altri leader, di creare generazioni di leader. Però ecco, visto che tocchiamo il tema della leadership in un momento anche molto caldo della politica italiana e tutto quanto, cosa serve per essere un leader? Perché pure essere un leader non è facile. Nel libro ci sono diversi episodi, a un certo punto tutte le volte i leader poveracci fanno questa cosa, insegnano a tutti e poi devono fare il passo indietro. Tu vorrei che passo indietro hai dovuto fare? Beh, questi giorni penso, la moglie sta commentando in prima fila, stare attentissimo, solo con la moglie, ha detto. Beh, mille punti per il rabbino. Beh, io sono un po' passato da essere il figlio del Moia della Rocca al papà del Moia della Rocca. Questo. Allora, sempre tranquillo, tranquillo, perché non c'è pressione su di te, no? Cioè, su questo, ovviamente c'è una grande soddisfazione, perché ho cercato insieme a mia moglie di traghettare questa grande eredità e verso il futuro, come dicevi tu. Non è un caso che la parola storia in ebraico non esiste, cioè non trova, non ha diritto di cittadinanza, cioè da quando gli israeliani dicono storia, non è una parola ebraica, è una parola presa a prestito dal greco e dal latino. Storia nel greco e nel latino significa ricerca, indagine, perché non è il nostro approccio a quello che succede, a quello che ci succede. Allora, il fatto che noi traduciamo la storia come Toledotte, che significa discendenze, vuol dire che è una storia che si costruisce attraverso le generazioni, attraverso le discendenze. E
Allora è molto difficile traghettare il passato verso il futuro, perché a volte proprio mi figli e io mi sforzo a capire il loro linguaggio, le loro necessità, il loro modo di ragionare, perché credo che questo è il modo più efficace di restare giovani, cioè di restare ancorati a un modo di pensare nuovo in qualche modo. Allora, che vuol dire essere un leader? Ma la Torah ci dice molto sulla leadership, soprattutto su quella di Mosè. E la prima cosa, la Torah usa molto spesso l'espressione top, questa è una cosa buona. Solo due volte la Torah usa l'espressione lotto, questa non è una cosa buona. La prima volta viene usata nel rapporto di coppia, quando Hashem, che era il primo uomo, dice non lotto, non è bene per una persona sta solo. Vuol dire che la vita emozionale, sentimentale, non possiamo essere autoinferiti, bisogna condividere, e per condividere bisogna saper fare un passo indietro, cioè bisogna un po' aiutarsi, come nell'idea della Kabbalah, che Dio per far spazio all'uomo si è contratto, si è ritratto, la teoria dello Tzimtzum, per dare un po' spazio all'altro. Allora Itro dice a Mosè, quello là quindi è il passo indietro che si può fare creativo, perché prima tu hai detto no, per l'ebreo fermo è il passo indietro, questo è un passo indietro, diciamo, di moto al luogo. Questo è un passo indietro proprio per camminare più avanti, cioè a volte anche aiutarsi e dire non sono onnipotente e con un coniuge, con un amico, con i figli, con la comunità, con il mio lavoro. Questo significa vedere avanti e andare avanti. E la seconda volta che la Torah dice lotto, questo non è buono, quando entrò dice a Mosè tu non puoi far tutto da solo, così diventi scemo. Ma a volte bolle significa ti stupidisci, ti inaidisci. Allora governare la cosa pubblica in modo autoinferito, in modo e con i deliri di onnipotenza, ti porta all'istupidimento. Cioè il Talmud usa un'espressione fantastica nello studio quando dice oh havehuta o mituta, o c'è un haver, o l'alternativa al haver è la morte. Cioè quando tu studi, se tu studi la Torah da solo, tu leggi nella Torah quello che tu vuoi leggere, quello che a te fa comodo leggere. Un amico con cui studi può dirti guarda che ti stai sbagliando, forse la lettura è un'altra, guardala da un altro punto di vista. Allora se non c'è il Havel, è la morte intellettuale. Mosè, quando costruisce il tempio, il tabernacolo, se lo fa tutto da solo. E allora a un certo punto dice, ma Mosè non può entrare nel tempio quando vuole, deve aspettare la chiamata. Mosè potrebbe dire il tempio è mio, l'ho fatto io, questo progetto l'ho costruito io, niente è tuo, nessuna cosa è tua, tu l'hai fatta per gli altri. C'è un uso a Roma, ma anche diffuso in molte parti del mondo,
che quando lo sciamasce apre il pentachinese, perché lui che ha le chiavi del pentachinese, lo sciamasce bussa alla porta del pentachinese. Perché bussa? Lo sa che è solo lui che ha le chiavi, al tempio c'entra solo lui, perché il tempio non è tuo, perché hai le chiavi. Allora questa idea della condivisione, della umiltà, della leadership, Mosè ha molte qualità, ma l'unica qualità che la Torah mette in evidenza è la sua umiltà. Mosè era l'uomo più umile di tutti quanti. E per concludere quello che ha detto Avshalom su Giacobbe, quando siamo lì propone una partnership, una società, un cammino oggi diremo ecumenico, mettiamoci insieme, vieni sotto di me, faremo un grande popolo, un grande business. Giacobbe dice no, non posso venire con te, perché io procedo secondo il mio ritmo, che è quello della melacha, cioè dell'opera quotidiana che un ebreo deve svolgere, e quello dei bambini. Attenzione, perché Giacobbe potrebbe avere una scusa molto valida per svignarsela da Esaù e per togliersela di mezzo. Potrebbe dire: sono zoppo, sono handicappato, cammino piano, vado lentamente. Ma Giacobbe non usa il suo handicap, alla faccia dei vari Sergio Romano e di tutti quelli che ci accusano di usare la Shoah e il nostro dolore per accampare dei diritti. Giacobbe non usa il suo handicap. Giacobbe dice: il mio cammino è scandito da un altro ritmo, e il mio ritmo è quello dei bambini, è quello del mio futuro. A volte la leadership, anche ebraica, a volte c'è questa grande tentazione di mettersi a fare le cose con Esaù, a imitare il cammino di Esaù, a imitare la politica che fa Esaù. Noi, non di Giacobbe dice, tu costruisci cupoloni, io non ho bisogno del cupolone, il mio spazio è un altro, il mio cammino è un altro, perché la visibilità esteriore è una modalità di Esaù. Jacob è colui che sta nell'Oel, come dice la Torah, Jacob Ishtam Yoshev Oalim. La modalità di Jacob è stare dentro alle tende, non andare fuori nei campi. Quella è la modalità di Esaù, e noi non dobbiamo fare nessuna cosa con Esaù, perché dobbiamo rivalorizzare il nostro passo, che è costituito dalle Toledot, che è la dimensione intergenerazionale, cioè è il futuro che ci dà il passo, colui che sente e ci dà il suo figlio la Torah. È come se l'ascoltassi sotto al Monte Sinai. Anche molti stomidrash, molto suggestivo, ma non è facile capire lo stomidrash che ci dice tanto. Vuol dire che il Monte Sinai non è nostro nonno, nostro nipote. Cioè io, chiunque ascolta la Torah dal proprio figlio, quello è il Monte Sinai. La Torah te la rimandano i figli e i nipoti. Quanti ebrei ci dicono: nostri nonni facevano così,
io vado sempre così. Sono conti e bravi che purtroppo gli dici metti di stai finito e ti rispondono mio nonno e mio padre non si sono mai messi di finire. Non è un modo di ragionare ebraico. Le tradizioni paterne dei nostri antenati sono fondamentali, ma sono fondamentali fin tanto che ci danno la forza, l'energia di continuare, di andare avanti, di rafforzarci e di essere, come dicono i maestri, dei nani sulle spalle dei giganti. I nostri nonni, con quello che hanno vissuto, sono stati dei giganti rispetto ai quali noi siamo dei piccoli nani, perché quante volte ci domandiamo ma io cosa avrei potuto fare il 16 ottobre con una famiglia da sfamare e mi sento un nano, però un nano sulle spalle di un gigante vede più avanti di un gigante. Questo rispondo alla domanda che molti mi hanno fatto, perché nella dedica ai miei genitori, a mia moglie, a miei figli, ho messo davanti a tutti Daniel, il mio figlio più piccolo, perché essendo il più piccolo è il nano più piccolo che guarda più avanti di tutti noi. E allora io direi di prendere al massimo un paio di interventi, poi io i figli di Rav della Rocca, che a questo, se hanno bisogno, li invito nella succa di casa mia. A questo punto ha detto che dobbiamo essere, no, a cui manca lo psichiatra, potete venire a casa nostra. E adesso comunque veramente quanta pressione questi ragazzi, cioè quanto affetto, però veramente quella cosa dei genitori ebrei è vera, no? Cioè li abbiamo un po' insomma alla fine di questa serata che devono, uno è già rabbino, che altro devono fare, poveracci? Va bene, comunque allora se abbiamo un paio di domande oppure curiosità, però ovviamente ci abbiamo alla chiusura. Avevo visto, sì, esatto, una mano. Marzullo in onda tra un po', però no, comunque no, io ironizzo sulle cose serie. Il rabbino capo è andato via, uno dei due deve rispondere. Dio ci ha insufflato la sua anima, ci ha insufflato in ogni corpo e di ogni creatura il suo spirito, e quindi questa è la parte divina che ognuno di noi porta con sé, per cui come Dio è eterno, l'anima che ci ha insufflato e anche eterna. Questo è uno dei fondamenti dell'ebraismo, per cui noi crediamo all'immortalità dell'anima, cioè perché quella parte di noi per cui noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio è l'anima che Dio ci ha insufflato. Grazie, prego.
fare questo. Quello che dice Semi è molto attuale, perché noi siamo testimoni oggi di un ebraismo a due velocità. E c'è un ebraismo che cammina in modo molto veloce, e un ebraismo che è rimasto molto lento nella riappropriazione dei propri principi, dei propri fondamenti culturali, identitari. Quindi una volta si andava tutti in zucca, si stava tutti insieme, si mangiava una castagnola, un pezzo di pizza di boccione, ma chi sapeva di noi che zucca non ci usciva doppio se uno non mangiava una quantità precisa di pane. Poi a questo, quando è entrata questa regola e qualcuno gliel'ha insegnata, ci sono state le discussioni sulla nuova regola. Quanto deve essere questa quantità di pane? 28 grammi? No, quell'altro dice 56, però il pane deve... cioè è un ebraismo che si è velocizzato in modo esponenziale, e dove chi non ha avuto quel motore della Ferrari e gli è rimasto il motore della 500 è fatica ad adeguarsi, a mettersi in carreggiata. Però ognuno, e chi ha la Ferrari, ha diritto di correre in ragione della potenza della sua macchina. Però noi non dobbiamo scordarci che noi siamo un treno dove c'è la locomotiva, c'è la prima carrozza e c'è anche l'ultima carrozza, e si corre tutti insieme su una stessa strada ferrata, perché se la locomotiva si dimentica che c'è l'ultima carrozza, non svolge più la funzione della locomotiva. Allora questo ce lo insegna Mosè quando deve combattere contro Amalek. C'è questo attacco proditorio a tradimento, vigliacco di Amalek, e Amalek, come dice la Torah, attacca la parte più debole del popolo ebraico. Allora si chiedono i maestri: ma se il popolo ebraico è protetto da questa nube continuamente, da questa succa, come fa a essere esposto al pericolo di Amalek? Chi è che attacca Amalek? I maestri ci dicono: Amalek attacca quegli ebrei più deboli. E chi sono gli ebrei più deboli? Quelli che stanno con un piede sotto la nuvola e con un piede fuori alla nuvola. Sono gli ebrei insofferenti. A me questa succa, questa nuvola mi sta stretta, mi soffoca, devo uscire fuori nel mondo. È una necessità legittima. A volte la succa un po' ci soffoca, abbiamo bisogno di uscire. E cosa dice Mosè al suo discepolo, al suo vice rabbino? Dice: esci a combattere Amalek. Che vuol dire esci? Esci dalla nuvola. Anche tu, Giosuè, ti devi mettere in gioco, anche tu rischi a uscire dalla nuvola, perché Amalek, appena metti il piede fuori dalla nuvola, ti prende e ti irretisce con la sua filosofia. Ma un maestro deve mettersi in gioco, e non puoi andarti a recuperare
gli ebrei che escono dalla nuvola esposti ad Amalek, dal dentro il tuo ufficio ti devi mettere in gioco, devi uscire dalla nuvola e rischiare in proprio. Questo è però, questo è il discorso che tu introducevi in un pensierino. Abramo, per accogliere tutti, apre la sua casa da tutti i lati, paradossalmente proprio il suo nipote, figlio di suo fratello, a cui è legatissimo, lo chiama mio fratello. Abramo dice: Lotte il suo fratello, non ci riesce. Come è possibile che Abramo, accogliente, che vuole che tutti stiano dentro, non riesce, fallisce proprio il suo discepolo prediletto? E quando Lotte dice: ho visto la terra di Sodoma molto fertile, ci sono tanti soldi, c'è tanta prosperità, io me ne vado, mi separo da te, lì Abramo non insiste. In questa separazione non c'è pathos, non c'è insistenza. Abramo non gli dice una parola. Allora qui, quando si dice io abbinato ad essere più accogliente, la umida ad essere più accogliente, bisogna capirsi bene cosa significa l'accoglienza. Il rabbino, un leader, non è un missionario, cioè non è un missionario che se tu ti vuoi buttare a fiume, se devi buttare a fiume appresso a te. Un leader, un maestro, deve essere una persona che ti aiuta a prendere coscienza della tua identità e ad assumerti le tue responsabilità. Abramo, quando Lotte sarà fatto prigioniero, a Ischia in proprio si mette in pericolo per andare a salvarlo, ma di fronte alla sua scelta di allontanarsi da una certa dimensione di Torah che Abramo gli ha trasmesso, non insiste, è costretto a prendere atto della scelta consapevole che Lotte fa. E su questo oggi bisogna molto intendersi sulla situazione che l'ebraismo sta vivendo in tutto il mondo, così polarizzato e così radicalizzato, no? L'ebraismo ha dei maestri che sono dei maestri, ma non sono dei poliziotti, non sono dei guardiani che possono in qualche modo essere dei missionari e buttandosi a mai insieme a te. Quindi questo subentra molto il tema della responsabilità. Posso aggiungere soltanto, certo, brevemente, perché durante il momento della Neilà, poco più di una settimana fa, ho voluto condividere con il pubblico presente, che chiaramente credo, come in molte o quasi tutte le sinagoghe, era un pubblico molto diciamo che rappresentava una grande diversità, perché erano presenti persone che non mancano un giorno di presenza al Beit HaKnesset tutto l'anno, e studi, lezioni, eccetera, e persone che si vedono soltanto quel momento lì, neanche tutto il giorno, ma solo il momento della Neila. E ho fatto presente, anche citando il discorso di Rav Di Segni quest'anno nella Neila, sul tasso di nascita rispetto a quello di morte nella comunità, eccetera, riunendo sommando il numero di tutte le presenze nelle sinagoghe di Roma, parliamo adesso di Roma, di Kippur, non si arriva ancora, credo, al 50% del numero degli iscritti alla comunità. Quindi questo cosa significa? Che tutti i presenti, dal più osservante a quello che non osserva nulla oltre a presenziare il giorno di Kippur al momento della Neilà, questi tutti presenti insieme sono il zoccolo duro della comunità.
Questo cosa significa? Come diceva Rav Roberto, è una responsabilizzazione di tutti, perché da noi non si parla di appunto responsabilizzare i leader, ma Kol Yisrael Arevin Ze LaZe, come dicono i maestri, tutti noi dovremmo essere garanti di tutti noi altri. Quindi dal momento che una persona, anche che non crede di essere coinvolta, non crede di essere presente ed è solo si fa vedere soltanto in un momento in tutto il corso dell'anno, anche quella persona dovrebbe rendersi conto che è, rappresenta qualcosa di più rispetto a quella persona che non è presente neanche in quel momento. E questo pensiero, credo, dovrebbe essere un po' un motore, dovrebbe essere un motivo di responsabilizzazione. Quel pensiero stesso, secondo me, quel rendersi conto in sé, è un modo di alzare il livello di accortezza, un modo di far muovere le antenne. E questo cosa fa? Fa sì che chi gli sta intorno, che magari non partecipa neanche a quel Kippur, si sente a sua volta un pochino più responsabilizzato. In altre parole, è un lavoro di squadra. Sicuramente chi va con la Ferrari deve rendersi conto che c'è chi va con la 500 e non può pretendere che tutti abbiano il motore della Ferrari, ma anche quelli che hanno la 500 devono rendersi conto che anche loro si stanno muovendo e devono portarsi dietro qualcuno, e sono più vicini a quel qualcuno che magari è un pochino più lontano. Quindi un lavoro che va fatto tutti insieme. Io vi ringrazio tutti e vi invito davvero a comprare questo libro, perché contiene davvero una miriade di storie. Alcune le abbiamo un po' spoilerate stasera, altre no, ma vi assicuro, insomma, troverete moltissime storie su cui varrebbe la pena avere un libro per ciascuna. Grazie.